tema del verde che diventa centrale nella multifunzionalità in agricoltura per il tema trattato già all'inizio di questa manifestazione straordinaria, verde pensile, verde verticale, però noi vogliamo sottolineare anche come ci si arriva, quindi qualità, sicurezza e professionalità. È per questo motivo che passiamo attraverso un percorso storico, quindi abbiamo invitato l'Accademia di Belle Arti di Bologna in modo tale che con gli studenti si presentino anche degli articoli di design innovativi che sono poi probabilmente il futuro, che troveremo magari anche in un'EMA fra 5-6 anni. E poi abbiamo invitato invece Maurizio Corrado che farà invece l'angolo sociologico, cioè il cambiamento sociale che in questo momento avviene. L'obiettivo è ovviamente quello di creare verde anche nei piccoli spazi, ma l'obiettivo vero e proprio è quello di ampliare il verde nella città, dove il costruito non è più sostituibile con l'ambiente naturale, quindi ripristinare ciò che era l'ambiente naturale. Questo è un po' lo slogan, il motto della nostra azienda, quello che noi portiamo avanti, il verde soprattutto, soprattutto o lato a tutto, si potrebbe intendere, nel senso che il verde ormai in maniera tecnologica si può trasportare sopra gli edifici e a lato degli edifici, in forma di giardini pensili o tetti verdi e verde verticale. Per questo ci aiuta molto la tecnologia. Nel senso che gli strumenti tecnologici ci aiutano a gestire in maniera perfetta e con una limitazione nell'utilizzo di energie, quindi spreco di energie, e limitazione all'uso della manodopera per la manutenzione. Il progetto è quello delle smart city, che sono famose ormai in tutte le parti del mondo e che in Italia non hanno ancora trovato il loro sviluppo. Ecco, uno degli obiettivi è quello di entrare come forza all'interno di una smart city, quindi una città intelligente. Le città all'avanguardia per ciò che riguarda l'aspetto di intelligenza, quindi della smart city, sicuramente una delle prime in assoluto, la migliore è Singapore, è una città che è nata con diversi focus urbanistici legati all'intelligenza tecnologica, ma soprattutto alla cultura, soprattutto all'ambiente, soprattutto a ciò che può legare la persona all'interno della città e quindi creare una città a misura d'uomo e spazi intelligenti. Uno degli esempi forse banali di una città intelligente è quella della ricerca immediata di un posto auto, di un parcheggio. Nelle città smart, tipo anche Barcellona ad esempio, il segnale di un parcheggio libero è dato da un semaforino verde o da un'applicazione che ti dice il parcheggio è qua. Quindi questo cosa vuol dire? Che risparmio energia, risparmio carburante, non inquino la città, non butto gas all'interno dell'ambiente cittadino. Questo è solo un piccolo esempio, ma la città smart è sicuramente una città che ha alte virtù. Fra le città più importanti smart, sicuramente, come dicevo, Singapore, ma Seattle è un'altra, Chicago è un'altra, Londra è un'altra città smart e Dubai, le città degli Emirati Arabi sicuramente. Partendo sempre dal presupposto che il verde è anche lo sviluppo dell'agricoltura urbana e periurbana, ci sono delle realtà in Italia, come il Comune di Fidenza, che portano avanti dei progetti che si chiamano, sono individuati come orti sociali e che coinvolgono la cittadinanza nella realizzazione di spazi verdi che possono portare tra l'altro alla manutenzione del territorio del comune, se non che anche alla formazione, alla convivialità, alla creazione di associazionismo. Quindi si sta evolvendo anche la necessità da parte del cittadino di essere interattivo in quello che sono i progetti del verde, quindi è un cambiamento di paradigma direi a questo punto.